Washington ha imposto sanzioni contro 28 organizzazioni e persone fisiche straniere accusate di violare la legge statunitense sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Secondo il governo degli Stati Uniti, che come di consueto non allega alcuna prova, i sanzionati avrebbero aiutato in qualche misura l'Iran, la Siria o la Corea del Nord a sviluppare missili balistici o da crociera. Nella lista nera sono finite anche un paio di entità russe, responsabili dell'addestramento dei soldati siriani che hanno intercettato e abbattuto la maggior parte dei missili americani gettati a pioggia sulla Siria il 14 aprile scorso. I politici americani, smaniosi di punire tutti coloro che seguono una politica indipendente nell'arena internazionale, non dovrebbero sovrastimare la loro forza, afferma la diplomazia russa e avverte: Mosca non rinuncerà a sostenere i propri partner, né a difendere i propri interessi.